Sono Mario Candotto di Ronchi Legionari, sono nato 2 giugno 1926 a Porpeto di Udine. Sono Vilma Braini, nata nel 1928. Mio padre è andato in cerca di lavoro, di cose, ma ha avuto sempre problemi perché era Breinig. Ha dovuto iscriversi al partito fascista. Mio padre ha dovuto fare questo e cambiare cognome. Da Breinig è diventato Braini. Perché dopo il 41 con l'occupazione della Jugoslavia si sentiva i primi moti di anti-guerriglia, non di partigiani. Al tempo si sentiva ribelli, sono i ribelli, perché qui noi alle Falde del Carso, i primi paesi sul Carso parlano lo sloveno. E pertanto erano boicottati per la mancanza della lingua, erano obbligati a parlare italiano. Qualche volta parlavo, qualche volta mi dimenticavo, cioè non dimenticavo, c'era qualcosa in me che mi ribellavo a questa situazione, ma incoscientemente, senza nessun fine o tutte queste cose qui, che ancora oggi, non dappertutto, ma in qualche posto noi sloveni siamo messi da parte, no? E dobbiamo lottare ancora oggi. Il 24 maggio del 1944 hanno circondato il paese, Ronchi, hanno cominciato per Mediano a rastrellare quella famiglia, quello, quest'altro, e quindi nel nostro rione, il nostro villaggio qua, ci hanno arrestato tutta la famiglia. L'aprile del 1944, una mattina sentiamo battere alla porta. Abbiamo detto avanti, hanno aperto la porta perché allora non ci si chiudeva a chiave, non avevamo paura. E i tedeschi sono venuti lì, hanno aperto la porta e hanno chiesto se c'è Braini Vilma. Ho detto sì, sono io. E hanno detto vestiti e seguici. Ci hanno portati in carcere, c'era anche mio zio. E lì siamo stati un paio di giorni, poi hanno iniziato a interrogarci, che noi collaboriamo con i partigiani, noi siamo partigiani. Avevamo tutti il nome illegale. Nessuno era col proprio nome, no? Il mio prima era Kira e dopo era Brzostrelka. Brzostrelka che vuol dire fucile mitra. Ma mi piaceva. Brzostrelka. Sono rimasta dove uno dei condannati a morte che erano in questo cortile in carcere, mi chiama, io vado lì vicino e sposta questa rete e mi butta attraverso questo posto, questo foro che ha fatto, zucchero in una cartina sottile e mi fa: metti in bocca questo e la carta, non gettarla nella Qibla, il vaso dove si andava a fare bisogno, e sposta il tavolo dove dormi, cerca di smuovi qualche mattone perché si smuovevano due mattoni, e lì dietro metti queste carte, no? Si vede che c'era tutto un giro, tutta un'organizzazione che dicevi come era possibile, eppure tutto si può fare per alleviare la sofferenza degli altri, che è una cosa meravigliosa. Hanno votato il carcere e ci hanno portato fino a Pontebba, perché le ferrovie erano bombardate e non potevano portarci più col treno.
lì ci aspettavano questi carri bestiami e hanno fatto prima dei vagoni primi verso la locomotiva, eravamo tutte donne, e gli ultimi vagoni bestiame, carri bestiame, c'erano gli uomini. Noi partiti da Trieste fino a Dachau, che la nostra destinazione era Dachau, e le donne in Polonia, ad Auschwitz, no? Noi avevamo i vagoni aperti, aperti, che potevamo scappare in massa. Tante cose, tante brutte cose, tutto questo trasporto interminabile. Si è arrivati a Monaco, hanno distaccato i vagoni degli uomini, li hanno mandati a Dachau e noi abbiamo proseguito ininterrottamente verso Berlino. E chi era più grande che arrivava a vedere attraverso questo finestrino, perché io ero sempre piccola, non arrivavo a vedere niente, diceva: adesso passiamo questo, ci scrivono. Siamo arrivati a Berlino, ci hanno portato verso Ravensbrück, che era un campo di concentramento di donne, dove da questo lager poi le donne uscivano, andavano a lavorare, le portavano a lavorare in varie fabbriche dei dintorni, che c'erano una cosa inverosimile. Dove tutti, come lavoravano 10-12 ore al giorno. Arrivati a destinazione nel lager di Dachau, nessuno di noi è scappato. Ci hanno portati verso Hannover, a Bergen-Belsen. Questo lager era un lager di sterminio proprio, perché lì arrivavano tutte queste donne e anche uomini. C'era separato il lager delle donne, ma ossi che camminano, oh, adesso. Erano donne talmente magre e sfinite di tutto e di più, del lavoro, dalla fame, dal freddo, da tutto, che quasi quasi non si riconoscevano un'altra. Tedeschi e l'SS che ci sono presentati hanno cominciato a gridare, perché il tedesco in certo senso al tempo almeno verso di noi non parlava, gridava. Erano quasi le 11 di sera. Ci hanno fatti entrare in una grande baracca, fatti spogliare di tutto, di quello che avevi addosso. Spelato da destra, sotto, sopra. Ci hanno fatti passare la doccia. A E ci hanno consegnato dei stracci che me hanno dato un cappotto verde. avevano nella schiena, aveva una specie di toppa. Su un pezzo di stoffa rigato, con al centro il triangolo IT rosso. Lì è stato l'impatto di entrata nel campo e lì è cominciato l'andazzo. Ci hanno portati davanti a una baracca, Ero alla baracca numero 15. messi per 5 in fila, ci hanno contati quanti siamo e ci hanno fatti entrare in questa baracca, che era anche questa baracca vuota con paglia per terra per dormire. Non c'era né letti né niente, né materassi né coperte né niente, quello che avevamo addosso e basta. Lì per 2 mesi e mezzo siamo rimasti vestiti, dormire e di giorno e di notte sempre vestiti così. Quando arriva il turno della nostra baracca, che la SS veniva a controllare quanti eravamo e quanti morti e tutte queste cose qui, la capo polacca diceva: eravamo
300 stick. 400 stick, 400 pezzi. Noi non eravamo persone, eravamo pezzi. Non diceva uomini o pezzi, noi eravamo stick, pezzi, di fronte a loro. E pertanto sia quello che era disteso a terra o quello che era in piedi, per loro erano la stessa cosa. Erano uomini come noi, erano impeccabili l'SS, in divisa, incutevano proprio terrore. Se le prendevano per i piedi, le trascinavano attraverso tutta la baracca, il cuoio copeluto si disperdeva lì, le portavano davanti alla baracca e poi un altro gruppo con un carro veniva a portarle per portarle nel crematorio, no? Il crematorio Bergen-Belsen bruciava giorno e notte. E questa SS, quando ha ricevuto i dati e tutte queste cose qui, ha cominciato a camminare su. Io ero la prima, perché ero piccola, e ogni tanto mi guardava una, due volte, se vedi che doveva essere sicura per sapere se ero io o no. E quando era sicura, si è fermata davanti a me, ha chiamato la Blokova e le ha detta: Heute diese keine Brot. Oggi niente pane, perché era non tutti i giorni avevamo il pane, ma quel giorno dovevamo avere il pane, e ha detto che per quel giorno io niente pane, perché mi ha visto che facevo bisogno dentro la baracca. C'erano anche altre cose che se qualcuno sbagliava o era castigata così, le mettevano fuori dalla baracca in ginocchio con qua due mattoni, le facevano stare così in ginocchio lì, anche quella era una penitenza enorme. Bastonate a tutto andare, perché se non eri in riga, se non eri seduta, se qualsiasi cosa facevi, prendevi pacche. Ho stretto i denti, ho detto: Mario, cerca di resistere, resisti e resisti, cerca di resistere perché devi andare a casa. E con quella mentalità lì dicevo sempre: devi resistere, devi resistere. E ce l'ho fatta. Per un filone di pane era 12 persone. Quando il gruppo dove ero io 12 ha dato il pane, la cima era tagliata, no? Allora quella che era di turno per tagliare il pane, una tagliava e una non guardava il pezzo come era, no? Diceva il nome delle varie compagne che eravamo lì, no? E questa ragazza ha cominciato a tagliare il pane, l'altra diceva i nomi: Maria, Anica, Svetka, Elvira, Vilma. No, non mi tocca oggi. Ognuno ha fatto a meno di un pezzettino di pane per fare la fettina anche per me. E queste sono cose talmente grandi. Sono andato in mezzo al mondezzaio, dove erano dei rifiuti dell'infermeria e della cucina. E lì, con un pezzo di legno, si sgarrucciava e si trovava il pezzettino di carota o il pezzettino di patata, una bruciata, una pulitina, e si ingoiava. Ho trascorso poco più di 2 mesi di questo campo di concentramento. Fra le sfortune, ho avuto un'enorme fortuna di fare 2 mesi di carcere, gli ultimi 2 mesi, ma anche prima, perché potevo essere 10 mesi in carcere. La mia amica Stana Loger è morta a Ravensbrück. Ho pregato io. Ma Dio dov'era in quel momento? Esisteva, esiste?
Io sono stato liberato a Trotzfeld il 3 maggio 1945, una cittadina a sud del, di Monaco di Baviera. Per dire la verità, quando io sono venuto a casa, sono venuto dentro in questa casa dopo un anno di assenza. Siamo arrivati io, mia sorella Fede e mia sorella Ida. Io avevo 19 anni. La Ida aveva neanche 17, Diciassette. aveva 17 a fine guerra, no? E l'altra sorella, Fede, aveva 23 anni. Siamo venuti dentro, siamo guardati in giro, appena entrati dentro, ammutoliti senza dire una parola. Mia sorella Fede, più anziana, aveva 23 anni. Friulano ha detto: Frus, le vite continue. È successo quello che è successo nel mondo, sperando sempre che non succeda più, ma non credo, non credo. Sono ottimista perché i popoli si evolvono e presto o tardi finirà questa bruttura uno con l'altro.